fit. Oh, you're not. What is this? Buongiorno e benvenuti a bordo dalla società traghettatori Riviera del Conero e dall'equipaggio della motonave Leone d'Oro. La spiaggia deve il suo nome alle rocce che si trovano sulla banchigia e sui primi metri di mare. Sono infatti ricoperte da una particolare alga bruna che conferisce loro una colorazione più scura, per cui i pescatori del passato che arrivavano qui erano soliti vedere il fondale molto più scuro, molto più carico, e quindi hanno ribattezzato questa spiaggia come spiaggia di Sassi Nuovi. In realtà si sottovaluta la disposizione molto inclinata della penisola italiana, vi basti pensare che Ascoli Piceno, che è più a sud di noi ma piuttosto nell'entroterra, si trova molto più a est del punto in cui stiamo navigando noi in questo momento. Qui in passato c'era una graziosa spiaggetta, si dice fosse la più bella del Conero. Sorelle legata alle due sorelle, purtroppo c'è anche una storia tragica. Infatti qui in una notte burrascosa del marzo 1962 andò a incagliarsi un mercantile libanese con equipaggio greco. È molto affascinante avvicinarsi di prima mattina all'alba in questa spiaggia e vedere almeno un centinaio di gabbiani che volano via verso l'orizzonte.
esperienza naturalmente da fare con una piccola consapevolezza, che è quella di sapere che i gabbiani, come tutti gli uccelli piuttosto pesanti, tendono ad alleggerirsi durante il decollo, lo fanno letteralmente all'unisono.